Buonasera, bentrovati. L'11 luglio 2017, sono le 21:20 circa. Andiamo ad iniziare e iniziamo con una segnalazione. Una segnalazione che speriamo di poterla fare diventare una specie di rubrica di apertura di questa nostra trasmissione. L'idea mi è stata data da un telespettatore, non sconosco l'identità, però mi piace come si presenta, e si presenta con un gazebo della villa comunale, credo che sia quello, o qualcosa del genere, della villa Bellini di Catania forse. Comunque, una volta era bella, e io la leggo, una volta era bella e io credo che diventerà bellissima. Buongiorno, potete segnalare a chi di dovere questa situazione? Se la regia mi aiuta con le foto forniteci dallo stesso telespettatore. E dov'è questo? Quartiere Cappuccini, troppa sporcizia in tutti i sensi, degrado avanzato. Il comune potrebbe fare qualcosa, farlo pulire ed essere più presente. La gran parte della gente buona che vi abita non ne può più. Basta passare da lì e scambiare qualche parola con le persone anche anziane che vi abitano. Questa nuova giunta potrebbe attenzionare di più questo quartiere? La gente vorrebbe più presenza da chi di dovere e più presenza e controllo dalle forze dell'ordine. E c'è questa sequenza di foto che questo telespettatore, che si chiama Una volta era bella, ecco, noi abbiamo voluto aggiungere con diventerà bellissima, perché siamo convinti fortemente che diventerà bellissima la nostra Caltagirone, che potrà ritrovare l'attenzione, la speranza di guardare un futuro migliore. Ecco, queste sono le foto del quartiere Cappuccini che questo telespettatore ci ha voluto segnalare lo scorso 7 luglio alle ore 15:49. Sono foto proprio dello stesso giorno, inviateci dallo stesso. Se volete approfittare di questa apertura di trasmissione, almeno fino a quando non andremo nella pausa estiva prima di San Giacomo, ecco, indirizzate al nostro sito le vostre segnalazioni, garbatamente noi ne faremo bagaglio e cercheremo di farle nostre, inserendole in questa rubrica. Era bella, una volta era bella, diventerà bellissima. Allora, andiamo ad aprire la nostra trasmissione stasera. Così come avevamo detto la scorsa settimana, avremo ospiti le mamme del plesso di Via Gela, che ci racconteranno dell'incontro che hanno avuto nel pomeriggio con il sindaco, l'avvocato onorevole Gino Ioppolo. Poi faremo attenzione, cosa che faremo in questo lasso di tempo prima di chiudere per la pausa non molto lunga, all'interno, allo studio di Stasera Con, ecco, andremo a focalizzare alcune attività che sono attinenti particolarmente a questa stagione. E quindi stasera avremo i cotitolari dell'azienda Eco Solution, una delle aziende più importanti che ci onora della presenza nel nostro palinsesto, che utilizza questi nostri spazi. Cercheremo di capire la società, come opera, da quanto opera, dove interviene, e particolarmente in questo periodo estivo sono particolarmente impegnati su quale fronte e come operano e in quale territorio operano. Quindi avremo il consigliere comunale, componente della prima commissione consiliare, che stanno valutando il bilancio quinquennale che è stato presentato la scorsa settimana dalla giunta comunale e presentato alla stessa commissione dall'assessore Massimo Giaconia. Avremo il consigliere Mario Polizzi, che ci racconterà la sua su come la prima commissione sta valutando questo provvedimento, che ha trovato già l'assenso, il via libera da parte dei revisori dei conti del comune di Caltagirone. Quindi state con noi, prendo ancora qualche secondo per finire questa sequenza di cartoline pubblicitarie, per tornare subito dopo la pausa pubblicitaria con i nostri primi argomenti, appunto quello delle mamme del plesso della scuola di Via Gela. Intanto vi ricordo, chi volesse fare delle segnalazioni
può farlo in apertura di questo intro della nostra trasmissione, troveranno spazio in questa rubrica che abbiamo voluto chiamare Una volta era bella, diventerà bellissima. Bene, ci vediamo dopo, pausa pubblicitaria e cominciamo subito.